Ciao a tutti appassionati di anime e manga, sono Alex, come sempre invito a seguirmi qui su YouTube oppure su Instagram e aggiungetevi al gruppo Telegram per restare sempre aggiornati. Oggi farò la recensione di Akira, o meglio, la nuova edizione di Akira, anche se io ho comprato solo questa, quella vecchia non ce l'avevo. Faccio il video per l'occasione, per magari qualcuno non ha mai letto o mai visto Akira, neanche il film, e per parlare di questa nuova edizione. Come formata? Allora, Planet Manga, prezzo 22 euro, saranno di 7 volumi. Vi dico già che secondo me 22 euro è troppo. Io avrei fatto 15 euro che era giusto. Faccio vedere, poi vi spiego i motivi pro e contro. Faccio vedere qua, le pagine sono gialle, la costina anche questa è gialla, fatta, e praticamente è questo cartonato, è a colori ma si scolla, non riesco a capire se è fatto apposta così o manca proprio la colla. E ho visto da altre persone che praticamente quasi tutti, se non tutti, si fa sta cosa. Quindi secondo me, per 22 euro. Ah, comunque, le prime pagine sono a colori, queste. Molto apprezzato queste pagine a colori. Anche le pagine sono belle, morbide, leggere, nonostante il formato bello grosso, però la qualità delle pagine non è tra quelle migliori. Diciamo che sembra, non è, ho visto tipi di fogli, diciamo, fatti meglio, quindi è per quello che secondo me 22 euro è un po' esagerato. Già che ci sono, faccio vedere alcuni disegni, che i disegni sono stupendi, bellissimi questi disegni su Akira, è un capolavoro. E se non avete visto almeno l'anime, siete delle brutte persone. O, citando Sumobuta, delle persone male. Ma vi suol bene lo stesso. Però, guardate qua. Cioè, è da prendere. Cioè, se non avete la vecchia edizione, io, nonostante 22 euro, dovete prenderlo. Perché questo è un manga da leggere assolutamente. Uno di quei manga che hanno fatto la storia. Genere cyberpunk, post-apocalittico, poteri esper, boh, c'è tanta psicologia dietro. Anche l'anime, diciamo che è un riassunto del manga. Cioè, l'anime, il film è un riassunto del manga. Quindi il manga ovviamente è completo, la storia completa con varie sottotracce. La storia, magari chi non avrà anche mai visto l'anime, parla in soldoni di questo Tokyo post-apocalittica 2019, fine terza guerra mondiale, tutto il mondo è devastato. Questa Neo Tokyo, Nuova Tokyo, come andava di moda anche in Neon Genesis Evangelion, Nuova Tokyo, tutte quelle cose lì, vabbè. Questa banda di ragazzini, motociclisti, mototeppisti, Tetsu e Kaneda, diciamo che è il protagonista, e Tetsu, che è un suo amico, ha un incidente di moto, in moto, e viene preso da delle forze speciali segrete governative per essere curato, e incomincia a risvegliarsi lui invece dei poteri esper. Poteri esper molto potenti, però che sono fuori controllo, perché in quest'epoca post-apocalittica i ragazzini sono lasciati allo sbando, assumono farmaci, droghe, e quindi hanno bisogno, diciamo, si diventano assuefatti dalle droghe, hanno bisogno di altri farmaci, quindi soprattutto Tetsuo è mentalmente instabile e senza volerlo sprigiona i suoi poteri esper, prima all'inizio senza volerlo, poi con cattiveria, cercando di egoismo, comandare lui, anche sfregandosi se ammazzare le persone o meno, per, diciamo che va, diciamo, in sovraccarico neurale, quindi ha bisogno di queste medicine, questi farmaci che lo tengono sotto controllo, e il governo cerca di, diciamo, salvarlo, anche se per meglio dire vuole tenerlo sotto controllo per sfruttarne il potere, diciamo, perché è anche una denuncia alla politica, ai poteri,
queste cose nascoste sotto, perché il manga, ricordiamo che è dell'82, piena guerra fredda, quindi c'è comunque un po' di qualcosa sotto, un po' i servizi di spionaggio, tutte quelle cose lì. Però ovviamente non vado avanti perché sarebbe spoiler, non vi dico come finisce, però il soldone è questo, quindi non può non piacere questo poteri esper, questi ragazzini che di 15-16 anni che senza volerlo finiscono in questo mondo cioè finiscono in questa avventura per modo di dire, tutte queste cose, tutti i fatti che gli succedono tra la vita e la morte, devono lottare per sopravvivere, rubare, ammazzare anche, quindi diciamo, è un mondo lasciato a se stesso in cui i ragazzi devono crescere alla svelta, però è stupendo, non penso che ci siano tante cose da aggiungere perché ve lo lascio scoprire a voi perché è qualcosa di davvero stupendo. Il primo volume è fedele all'anime. Anzi, o meglio dire, il film è fedele fino adesso al primo volume. Non c'è niente di più, niente di meno. Però aspetto molto più avanti che ci saranno delle tavole davvero magnifiche. Avendo visto il film, so già che tavole che usciranno fuori. C'è un film proprio da fuori di testa, un manga da fuori di testa. Cyberpunk. Non so cosa assomiglia, forse un po' a Mob Psycho per i poteri esper, però i disegni sono di una qualità molto molto elevata. Hanno uno stile di disegno che si addice molto a questo tipo cyberpunk. Cioè davvero, poi in questo formato bello grande le tavole sono ancora più grandi, soprattutto i primi piani rendono ancora meglio le espressioni. Cioè ci sono alcune tavole senza parole, con solo espressioni che ti dicono molto più di 1000 parole. Quindi io ve lo consiglio, stra consiglio. Ci vediamo ai prossimi video. Questa settimana farò il video per l'impressione dell'Immortale, l'era di Bakumatsu e di Konosuba, che sono usciti tutti e due editi della Planet scorsa settimana. Ci vediamo al prossimo.